Mi scriverai da Roma? Sì, sì. Dicevo, per restare in contatto. Certo, legato. Era anche un desiderio della nonna. Lorenzo, ma non prendere tutto alla lettera. Alla nonna non potevo dire che non sei più il bambino. Ma te lo posso dire, non sei più il bambino. E non sei più solo di me. Era solo per rispettare il desiderio della nonna. In fondo, negli ultimi anni mi pare che... Sì, sì, dillo pure. Non ha avuto molta felicità. E questo per colpa mia, eh? Cambiamo discorso. Perché? Ci sono forse altri argomenti sui quali ci possiamo intrattenere. Dopotutto siamo fratelli. Sì, sì, certo, siamo fratelli. Siamo fratelli. Lorenzo, io credo di volerti bene, ma di volertene perché sei mio fratello, non me ne frega niente. Hai capito? Fratelli, ci si nasce per caso. L'importante è avere gli stessi gusti, le stesse idee, essere amici. Ne hai di amici, quelli della scuola, quelli del biliardo. Non li vedo più. Non appartengo più al loro mondo, mi vergogno se li incontro. E ognuno deve saper stare al suo posto. Ma qual è il tuo posto? Tu non lo troverai mai il tuo posto! Guarda qui. Se io prendo questo carretto e lo rovescio, è perché ho voglia di farlo! Mi dà di farlo e lo faccio! Non sto a chiedermi se si può o se non si può fare! Lo faccio e basta! Ma cosa rimetti a posto? Cosa rimetti a posto adesso? Lo capisci che non mi importa nulla di avere un fratello fermo al palo come te? Non voglio ogni volta ricordarmi che è un fratello che è stato educato bene. Lo vuoi capire?